Ci troviamo all'entrata del vecchio mercato storico La Vucceria, ormai chiuso, ma trasformato in ritrovo notturno per i ragazzi, per la movida notturna. Sì. Andiamo a vedere. Mettetevi qua. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar. La Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me espera todavía, y la TPR que tuviste con mía, una dominicana Cuba, 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 questo, la movida diciamo che è buona a Palermo.
Niente da aggiungere. Niente da aggiungere. Buonasera. Queste sono le stigliola, un'altra specialità palermitana. No, vieni. Una diosca in attesa. Vuoi spiegare cosa sono? Mi piacciono da morire. Spiega cosa sono, dai. Allora, le stigliola sono praticamente il budello. Di cosa? Dovrebbe essere di vitello. Di vitello. C'è entrambi, sì, di vitello. Sì, fanno di e di agnello. E di agnello, queste sono quelle di vitello, penso. Ci sono due specialità. Una normale e una con la cipolla. Noi stiamo prendendo quelle normali, però quella con la cipolla è per buona. E sono per niente, fanno parte dello street food palermitano, sono buonissime. E sto aspettando con impazienza di mangiare. Questo in teoria era il cibo povero di Palermo. Queste sono precotte, queste sono crude e quelle sono quasi pronte. Prego. Aggiungiamo sale abbondante. Ci vuole e limone? No. Limone? Andiamo all'assaggio? Dai! Buono! Rigorosamente con le mani. Scusa, non ti posso aspettare un pound. Ma è caduto uno per caso.